Buonasera, qui Fondazione Corriere della Sera, Sala Buzzati, inizia stasera il ciclo di conversazioni, di lezioni sul fascismo. 1922, 2022, cent'anni, ci sembrava doveroso. Eh, attenti come sempre siamo stati come fondazione, come giornale alla storia d'Italia, a chiamare e ringraziamo i più noti studiosi, eminenti studiosi della materia, a una riflessione a tutto campo della parabola del fascismo. Eh, Quest'immagine che abbiamo e che abbiamo scelto dopo lunga discussione. Ha un significato, un significato che si coglie in quel popolo plaudente o silente. E soprattutto di questi tempi, in questi giorni, noi vorremmo che tanti non fossero silenti e che tanti, quindi, si scrollassero di dosso regimi pericolosi e facessero sentire la loro eh, voce. Noi facciamo il nostro piccolo, la nostra parte, raccontando questa tragica vicenda italiana con gli occhi degli storici, con gli occhi delle, degli studiosi, ma avendo in mano quel libretto di Umberto Eco che ci dice che il fascismo non è tanto solo quella vicenda storica, ma è fascismo, è modi di pensare, modi di comportarsi, violenza, non rispetto della dignità. Ecco, questo è il nostro contributo. Io ringrazio eh, la professoressa Simona Colarizzi che inaugurerà il nostro ciclo di lezioni parlando dell'origine del fascismo ma anche dell'antifascismo e ricordando che poi Simona Colarizzi sarà sui nostri schermi fra poco ancora per un altro tema, per il suo libro sul... Eh, Periodo cruciale italiano dell'89 al 94, anche qui in una serie di incontri che faremo sulla fine della prima, seconda Repubblica, eccetera. Quindi Simona, grazie, eh, collaboratrice, autrice del volume. Della storia del Corriere che approda appunto ad Albertini e ha eh, l'origine e l'inizio del fascismo anche qui al Corriere, e quindi un'amica di lunga data, oltre che un'emerita illustre e studiosa. Grazie, Simone. Grazie. <coughs> grazie Pier Gaetano, grazie alla fondazione che mi ha invitato, eh, grazie agli spettatori che ho davanti, a cui do il mio buonasera. Eh, queste lezioni cadono non solo in, una, eh, in un centenario importante, cadono anche in un momento, e lo diceva prima il professor Marchetti, tragico per l'Europa tragico per l'Ucraina e tragico per l'Europa e in fondo andando a studiare il fascismo e l'antifascismo dalle origini fino al tutto il regime la lezione è limitata solamente al fascismo e antifascismo fino alla marcia su Roma eh, noi dobbiamo percorrere quella che è una tragedia per l'Europa perché il ventennio fascista eh, Solo in una parte vent'anni racchiudono quello che è stato il fascismo. Il fascismo è una storia che affonda a radici più lontane e praticamente lo dobbiamo dilatare per tutti i trent'anni. Quei trent'anni che è un arco temporale molto vasto che eh, ha, segnato, ha, ha segnato forse il periodo più tragico eh, del Novecento europeo, quando i totalitarismi... Che erano dominanti in gran parte del continente, hanno realmente messo in pericolo la stessa millenaria civiltà europea. Dalla Prima guerra mondiale 1914, alla seconda guerra mondiale, 39-45, non c'è stata più pace in Europa. Eh, in ogni Stato europeo è stato investito da sono movimenti civili, guerre civili, rivoluzioni, invasioni territoriali, guerre interne e guerre esterne, occupazioni di territori fino naturalmente all'esplosione finale nella seconda tragica guerra mondiale. È in questa cornice che vanno letti congiuntamente fascismo e antifascismo, perché da questo incubo gli europei, gli italiani e gli europei, la rinascita delle libertà e dei diritti stava nelle mani naturalmente degli eserciti, ma anche di chi il fascismo aveva combattuto fin dalle origini. E, e questi sono coloro ai quali spetterà, sarebbe spettato il governo delle nazioni di far risorgere l'Europa democratica. L'ascesa e la caduta del fascismo, dunque, 1922 in quanto marcia su Roma, 1943 in quanto caduta del fascismo, sono segnate da due guerre civili, eh, che infliggono ferite talmente profonde nel tessuto sociale, civile del paese, che noi possiamo anche cercare di individuare un filo rosso che lega la prima guerra civile alla seconda guerra civile. Eh, vedete, nella vulgata generale, eh, il, diciamo, il biennio preparatorio alla marcia su Roma, cioè il biennio che va dal 1900, fine 18-1922, è stato letto molto come il biennio rosso-nero. E a mio giudizio questa è una sottovalutazione. Il, biennio rosso, il cosiddetto biennio rosso nero non è un biennio rosso nero, è una guerra civile. Perché a combattere contro eh, i fascisti non combattono solo contro i socialisti e poi contro i comunisti dal 21 in poi, combattono anche contro i cattolici, combattono anche contro i democratici già prima della marcia su Roma. Ed è una guerra civile anche, e qui il paragone vale con la resistenza, perché ci sono appunto tanti antifascismi, e il fascismo colpisce tanti antifascisti. Ma soprattutto anche perché, anche se è innegabile che non si possono paragonare il numero delle vittime della prima guerra civile al numero delle vittime della seconda guerra civile, eh, però va calcolato che nell'arco di tempo tra il 1919 e il 1922 eh, si segnala il Ministero dell'Interno, queste sono le carte di archivio che sono come sapete bene indispensabili per leggere la storia, eh, in questo arco di tempo dal 19 alla marcia su Roma il Ministero dell'Interno segnala 1030 scontri con un bilancio di 425 fascisti uccisi e naturalmente di fronte a oltre 3.000 morti tra i militanti socialisti, comunisti, democratici e cattolici e un numero di feriti mai conteggiati. Sì, certo, non sono i morti e non è questo computo di morti eh, che ci può portare alla seconda guerra civile, però... Va calcolato e se questo numero anche di fascisti che cadono, eh, eh, forse smentisce anche un'altra vulgata, vale a dire una vulgata che i socialisti, i democratici e i cattolici si sono arresi al fascismo senza combattere. È un po' una vulgata, sapete. La prima guerra civile affonda le sue radici, lo sappiamo, in quei tormentati mesi dal 1914 al 1915 quando si apre in Italia, nel tessuto del paese, una frattura molto profonda tra chi voleva entrare nel massacro della prima guerra mondiale e chi invece voleva restare, voleva che l'Italia restasse fuori dal massacro. Eh, da una parte c'è una minoranza e questa minoranza sono i gruppi dei nazionalisti, i sindacalisti rivoluzionari, i mussoliniani. Mussolini, dirigente socialista, passa nelle file dell'interventismo. E, e poi una serie importante, sapete, di intellettuali d'avanguardia, di intellettuali trasgressivi. Questo, diciamo, è il nucleo duro della. Eh, dell'interventismo. Dall'altra parte la maggioranza ci sono tutte le masse socialiste e cattoliche che sono pacifiste. Questa spaccatura però, e questo è molto importante per capire poi i meccanismi che ci portano alla marcia su Roma, perché questa spaccatura eh, incide, divide la classe dirigente, divide le forze parlamentari. E, e, e questo è molto importante, lo vedremo quanto è importante perché eh, diciamo, una parte dei democratici, dei liber, una parte dei liberali, degli stessi liberali, dei liberal democratici. Pensiamo il liberale Albertini a favore, il liberale Albertini è un liberale a tutto tondo, eh? è un conservatore liberale, non è assolutamente un nazionalista. Non ama in particolar modo le avanguardie intellettuali, eh, e però è a favore della guerra. Insieme a lui a favore della guerra c'è un Salvemini. A favore della guerra ci sono democratici a tutto tondo. E, e, questa però, e poi invece in Parlamento c'è una grande maggioranza di liberali, che sono i liberali giolittiani, che la guerra non la vogliono. Questa spaccatura però nella classe dirigente è estremamente importante per capire come si svolgeranno i fatti. Uh, certo, naturalmente dura quasi sei mesi eh, questo, uh, questa spaccatura e mese dopo mese questa spaccatura si allarga e mese dopo mese gli scontri tra interventisti e neutralisti Aumentano, sono soprattutto scontri tra le ali estreme, naturalmente. E scontri che cominciano a essere scontri violenti. In molti hanno visto in questi scontri interventisti, neutralisti, eh, cioè me per meglio dire nazionalisti, futuristi. Eh, mussoliniani, sindacalisti rivoluzionari, guardate, che tutto un mondo da, che è stato a lungo studiato perché è, è, il, è un mondo dove a poco a poco cresce il fascismo. Beh, in questo mondo eh, queste sono delle fratture e queste fratture non finiscono con la guerra, anzi, la frattura aumenta. Non il paese non si pacifica neppure di fronte alla vittoria. Non è più un paese pacificato. In molti storici hanno naturalmente, con tutte le cautele del caso, hanno visto in questi scontri proprio l'origine della guerra civile di cui stiamo parlando. Eh, anche perché guardate che la crisi eh, che quanto avviene in Italia, in questo dopoguerra sanguinoso, è, è una crisi che avviene in, in molti paesi. Eh, soprattutto in tutti i paesi la, la guerra finisce, ma non ci sono né vincitori né vinti da un punto di vista economico. Questa guerra è stata un massacro: è stato un massacro di persone, è stato un massacro di beni. I paesi sono a terra, tutti, vincitori e vinti. Naturalmente, i vinti hanno ragioni in più per, essere, per scatenare delle crisi sociali. Ma noi vediamo che ovunque queste crisi politiche e sociali, soprattutto nei paesi vinti, portano a sommovimenti, a rivoluzioni, a guerre civili, e sono tutte foriere dei fascismi e poi dei totalitarismi, naturalmente. Questo avviene anche in Italia: anzi, in realtà l'Italia è la prima. In ordine di tempo a soccombere sotto il fascismo. Eh, eppure l'Italia ha vinto la guerra. Naturalmente è ben noto che ad avvelenare questo clima eh, di tensione eh, cioè interviene il poeta, il poeta Il Vate, eh, il Vate dell'Italia, l'eroe di guerra Gabriele D'Annunzio con. Quella irresponsabile slogan della vittoria mutilata. E per quasi due anni, questo, intorno a questo slogan della vittoria mutilata, si scatena la piazza dei nazionalisti e dei patrioti contro i comunisti, contro i socialisti antinazionali, perché la grande questione sull'intervento riguarda la nazione. E si accusano, Socialisti, di aver sabotato la nazione sui campi di battaglia e oggi di aver ovviamente essere diventati il nemico interno della nazione. Eh, cioè, in tutti i paesi la figura, il, il concetto del nemico interno sarà devastante, cioè i nemici. Non sono I nemici diventano i fratelli. Per questo noi, eh, si insiste sul discorso della guerra civile. Perché sono i nemici interni? Vabbè, perché, come si sa benissimo, nel 1917 eh, la rivoluzione russa trascina tutte le masse proletarie, diventa il faro. L'internazionalismo è la nazione, la patria è la Russia sovietica. E, e, e quindi sono contro la nazione, sono l'antinazione. Eh, Dall'altra parte però, eh, i socialisti che cosa, come reagiscono a questo? Perché naturalmente ci sono scontri, no? eh, iniziano subito gli scontri, già del 18 iniziano gli scontri tra patrioti e antinazione, tra nazionali e antinazionali. Eh beh, gli antinazionali beh, sfogano la loro rabbia e contro i patrioti, perché sfogano la loro rabbia di essere stati mandati in guerra. Questa è una guerra che hanno subito, che non hanno capito perché si, ci si doveva battere. È una guerra non aderire, non sabotare era stato lo slogan del Partito Socialista. E quindi a questo punto diventa. Fare come, un come in Russia è il mantra delle, delle masse proletarie che sfogano la loro rabbia come? Eh beh, cercando di iniziare la rivoluzione. Scioperi, scioperi, mobilitazione, occupazioni delle terre, manifestazioni continue e soprattutto poi rabbia e rancore nei confronti dei patrioti che sfilano, che sfilano le strada per celebrare invece la vittoria dell'Italia naturalmente i patrioti li ricambiano dello stesso odio e di uno stesso odio che appunto si alimenta anche col profondo disagio economico, un profondo disagio economico di cui i patrioti che sono in gran parte ovviamente di ceto medio, in gran parte il patriottismo è un patriottismo del ceto medio, e questi, questi disagi economici si scaricano anche sul ceto medio, il carovita, gli assalti ai negozi e gli assalti al, eh, al pane per avere il pane. E, e questo è coinvolto anche il ceto medio che ha visto il suo salario diminuire con un'inflazione terribile. E, e soprattutto mentre gli operai e i contadini hanno le loro protezioni sindacali possono essere protetti, possono avanzare le loro rivendicazioni per aumentare i salari, per esempio. E invece questo ceto medio non ha né un'organizzazione sindacale né un'organizzazione politica che li protegge. Non esiste una moderna organizzazione politica, non esiste un partito che integrasse questa massa di piccola e media borghesia. Eppure questa massa di piccola e media borghesia, da questa massa sono stati reclutati gli ufficiali, i sottufficiali, gli ufficiali di complemento, cioè quella che era la spina dorsale dell'esercito che è stato mandato a morire al fronte per quattro anni. E adesso, adesso loro hanno combattuto questa guerra. Hanno vinto questa guerra e adesso hanno il famoso nemico interno che non li apprezza, anzi. E, 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 quindi, e quindi, anzi, questa irrisione. Sono note le pagine di, eh, che raccontano i cortei di combattenti, di reduci, di mutilati che sfilavano nelle strade e l'irrisione che ricevevano, se non ricevevano anche qualche sassaiola da parte delle masse socialiste. Un, 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 uh, gli stessi esponenti del socialismo si accorgono di quello che sta succedendo, se ne accorgono un po' in ritardo, c'è un bellissimo libro sul 19 di Pietro Nenni che fa come dire autocritica riconosce negli anni successivi che questo comportamento delle masse socialiste è stato un terribile errore eh, li, perché l'irrisione, gli insulti dei militanti del Partito Socialista contro chi portava con coraggio la divisa e eh, aveva lottato per la patria beh ha finito di dare, di offrire e di far vedere in quella divisa come dire, un simbolo identitario, un simbolo eh, per una moltitudine di ceti intermedi della società che non hanno una loro identità. La loro identità diventa la patria, la loro identità diventa la nazione. Ed è un'identità che li compatta, è un ideale politico unificante. Insomma, il patriottismo a questo punto, soprattutto nella cornice di questa crisi profonda crisi morale ma anche crisi economica, è, è questo, il patriottismo in un certo senso assolve a che cosa? Beh al bisogno di protagonismo, al bisogno di sentirsi anche loro al centro della vita della, della nazione, così come lo erano stati durante la guerra, è il loro bisogno di eh, attirare l'attenzione delle elite liberali di potere. Elite liberali di potere che li avevano sempre dati per scontati. Le elite liberali al potere sono al potere grazie al, ai voti della gran parte del ceto medio. Ma non aveva mai prestato attenzione a quelli che erano i bisogni, le istanze, le richieste di questo ceto medio. Eh, e non solo, ma a tirare l'attenzione anche del grande capitale, dei grandi proprietari che li avevano sempre considerati il servo, il fattore, non li, non li guardavano nemmeno, non sapevano nemmeno chi era tutto il mondo che li serviva. Eh, e sarebbero stati proprio questi sentimenti che fanno la base di massa del partito fascista di Mussolini. E Mussolini, da fine politico, beh, fin dal 1919 aveva capito quale immenso terreno di reclutamento aveva per, co per costruire le proprie fortune politiche. Iniziava nel marzo 1919 a Milano, fondando i fasci di combattimento a Piazza San Sepolcro, qua dietro, con un programma politico che è un programma politico anti, cioè un programma politico di no molto spesso la storia si ripete per alcuni aspetti. Eh, è un programma politico antisocialista, naturalmente, no? i socialisti sono i nemici, l'antinazione, i traditori di Caporetto, benissimo, i socialisti li abbiamo individuati, però è un programma anche anticapitalista, ah, quei poteri economici che li disprezzavano e su cui loro non riuscivano a incidere antiliberale e persino antimonarchico e anticlericale. È un programma di no ed è un programma di no però che riesce a entrare in quel magma protestatario di estremismi, di, di questo, che è funzionale in questa prima fase del fascismo, per farsi largo sulla scena politica attraverso la violenza perché in questo magma cova la violenza, non è tutto il ceto medio. Eh? Mussolini attira eh, quello che è proprio il nervo di questo magma protestatario, quello che si andava a scontrare con i socialisti, quello che per tutto il cosiddetto biennio rosso, cioè diciamo fino al 1920, io lo fermerei qua il famoso biennio rosso, perché poi nel 21 anche altri, altri gruppi vengono attaccati, per esempio tutta l'organizzazione cattolica, ma adesso ne parleremo. Eh, quindi in quello, e non è un caso, guardate che dentro il movimento nel 19, proprio i, diciamo, eh, le, eh, i personaggi che poi vedremo in azione, eh, sono reclutati tra gli arditi, quelle truppe speciali che durante la prima guerra mondiale andavano all'assalto e che erano state molto valorizzate, ovviamente, nelle truppe, erano i più coraggiosi, quelli che uscivano col pugnale, tutti i simboli dell'arditismo, noi li troviamo tutti nel fascismo: dalla camicia nera al pugnale, al fez. Erano queste truppe speciali che, eh, tra l'altro, erano state istituite anche nell'esercito italiano a imitazione delle Sturmtruppen tedesche. Eh, C'era bisogno di avere questi corpi speciali. La guerra di Trincea è una guerra melmosa, è una guerra paralizzante, è una guerra che, che, che andava scossa con questi terribili assalti, che erano degli assalti praticamente quasi suicidi. Eh, bene. Quindi Mussolini indossa la camicia nera. Siamo in questo primo periodo. Mussolini ha indossato la camicia nera e perlomeno il doppio petto per il momento non c'è chiuso nell'armadio. Lo possedeva naturalmente perché è un politico, ma l'ha messo nell'armadio. Eh, ma in questa prima fase della guerra civile Mussolini ha solo un ruolo di comprimario. Scusate, io ho bisogno di, ogni tanto di bere un po' d'acqua. Allora, ha allora, solo un ruolo di comprimario rispetto ad Annunzio. Eh, perché eh, D'Annunzio è l'idolo, no? C'è la marcia su fiume, eh, ci sono linee ad Annunzio. Mussolini non, non esiste. Eh, nonostante che eh, abbia mostrato le unghie. Ma mai personalmente, perché se andiamo a vedere bene, storicamente parlando, poi sono minuzi a cui gli storici però sono molto attaccati, se andiamo a vedere l'assalto all'avanti, l'assalto all'avanti è praticamente il battesimo dei fasci di combattimento, perché avviene nell'aprile del 1919, eh, i fasci di combattimento sono stati fondati nel marzo del 19 a guidare l'assalto all'avanti, assalto all'avanti all e hanno bruciato anche l'edificio dell'avanti, hanno messo fuori, fuori funzione tutte le rotative dell'avanti, si spara al momento del, eh, dell'assalto all'avanti, è, è un ardito, non mi ricordo il nome, non ha molta importanza il suo nome. Eh, in ogni caso, dicevo, eh, il, il, il movimento è, è ancora d'annunzio. È ancora d'annunzio, Mussolini veniva un po' sottovalutato e sapete: i primi a sottovalutarlo erano proprio i socialisti. Ed erano i propri socialisti. E si capisce anche perché viene sottovalutato il movimento Mussoliniano: perché i socialisti nel novembre del 1919 ci sono le elezioni e i socialisti hanno un successo straordinario. E sono il primo partito italiano. In Parlamento hanno 156 seggi, i liberali ne hanno 98, per capire la differenza. Anche perché, e, si erano messi insieme, e mettendo insieme tutte le liste dei liberali, anche perché il secondo partito qual è? Eh, sono i cattolici, è il Partito Popolare che ha 100 seggi in Parlamento ed è il secondo partito. Ma i socialisti si sentono invincibili naturalmente, con 156 seggi in Parlamento. Eh, il problema è che l'astro di D'Annunzio comincia a declinare. Comincia a declinare perché in realtà, se noi vediamo bene, certo che c'è questo entroterra, quello che io chiamo il magma. Sovversivo estremista quello che cattura Mussolini, ma in realtà nelle grandi manifestazioni di D'Annunzio sono soprattutto dei ragazzi, sono i ragazzi delle scuole, dei giovanotti, dei patrioti veri e propri. Come al solito, poi i nuclei violenti sono sempre relativamente ristretti nel, nelle, nel, nelle manifestazioni di questo genere. E quindi, a un certo punto, anche i papà di questi ragazzi hanno cominciato a dire: tornate a casa, tornate agli studi, basta, abbiamo inneggiato all'Italia. Tanto più che la situazione economica già nel 20 comincia leggermente a migliorare. Eh, insomma, come voi sapete benissimo, nel 1900, nel dicembre del 20, Giolitti riesce a, a liquidare la questione di Fiume in poche ore e senza grande spargimento di sangue, anche se naturalmente D'Annunzio dirà che è stato il Natale di sangue, non è successo quasi niente. D'Annunzio viene una piccola ferita però che ostenta. però basta. Diciamo il movimento. Uh, il movimento sta finendo, però sta anche declinando un altro movimento che è invece il movimento del proletariato. Il proletariato è lì che vuole fare la rivoluzione, i socialisti la vogliono fare questa rivoluzione. E qual è il culmine degli scioperi, delle manifestazioni, delle occupazioni delle terre? Il culmine è l'occupazione delle fabbriche e siamo arrivati al, all'estate del 1920. Siamo arrivati all'estate del 1920, occupazione delle fabbriche non era mai successo. Cioè adesso ovviamente a noi non fa nessun effetto il fatto che ci sia l'occupazione delle fabbriche. No, l'occupazione delle fabbriche è il segnale della rivoluzione. Perché lo si fa l'occupazione delle fabbriche, si cominciano ad organizzare i soviet e la rivoluzione è la rivoluzione, non scoppia. E come mai non scoppia la rivoluzione? Ma perché nessuno dichiara la rivoluzione? Cioè i socialisti non fanno la rivoluzione, non chiamano le masse alla rivoluzione. Guardate che anche l'occupazione delle fabbriche, grazie a quella, alla buonanima di Giolitti, viene risolta attraverso una trattativa sindacato padronato. Non scorre un rivolo di sangue. Il governo si mette in mezzo, cerca l'accordo e l'occupazione delle fabbriche non avviene. Ci sono tante ragioni, ma questo riguarda appunto una storia troppo lunga da raccontare. Oggi del perché non si fa questa rivoluzione, però calcolate, eh, avete presente l'Italia? L'Italia è un paese contadino ancora, certo un paese anche industriale, certo le fabbriche del nord è il triangolo industriale, Certo ci sono anche le campagne, dove i contadini e le leghe contadine sono molto forti, ma basta questo per fare la rivoluzione? E in Italia diciamo da Roma in giù è tutta un'altra storia. Ad est c'è un veneto agricolo che si muove poco, molto poco. Eh, Dov'è questa rivoluzione? Dove sono le armi? Guardate che la rivoluzione russa ha successo perché ci sono le armi in mezzo, ci sono gli eserciti in mezzo. Per fare una rivoluzione bisogna avere le armi e bisogna avere la, la volontà di farla. Eh, nel partito socialista mh, nessuno aveva questa volontà di fare la rivoluzione, alla fine non l'aveva nemmeno il gruppo dei comunisti che di lì a poco si sarebbe sciolto nel... Eh, si sarebbe diviso dal Partito Socialista e avrebbe fondato il Partito Comunista d'Italia, sezione dell in, dell in, della terza internazionale. Ma per esempio se si va a vedere bene, Gramsci già nell'aprile diceva o si, o si fa ad adesso la rivoluzione o mai più e la rivoluzione non si poteva fare. Bene, eh, bene perché? Male per i socialisti ma assai bene per Mussolini. Perché Mussolini lo capisce che questo è un segno di debolezza. Ha capito che c'è un riflusso patriottico. I socialisti non fanno la rivoluzione. E quale momento migliore di cogliere un altro aspetto dell'antisocialismo? Perché vedete, antisocialisti non sono solo... Le masse patriottiche dei ragazzotti che vanno dietro ad annunzio. E l'odio nei confronti dei socialisti sta montando dove? Ma tra tra i proprietari terrieri, i grandi proprietari terrieri che non ne possono più di vedere le loro, le, le loro terre occupate, che non ne possono più degli scioperi agrari, perché non si miete più, non si trebbia più, non si semina più se non alle condizioni delle leghe, delle leghe contadine. la stessa cosa vale per gli imprenditori, le fabbriche sono ferme, È la scioperomania, è qualcosa che effettivamente è avvenuta, e quindi c'è un odio, c'è un'insopportazione, e Mussolini questa raccoglie. Il primo momento in cui emerge tutto ciò è: eh, siamo nell'ottobre. Ottobre, ottobre è, una, è un mese fatale per i fascisti, cioè per il popolo italiano in realtà. Eh, è in ottobre con l'assalto fascista. Delle squadre fasciste a Palazzo da Cursio a Bologna, dove si stava appena insediando l'amministrazione socialista, dopo le elezioni, aveva vinto le elezioni. Da quel momento il fascismo dilaga. Il fascismo dilaga con tutto il vantaggio che ha di, una, eh, di essere armato, finanziato e provvisto anche di mezzi di trasporto dai proprietari terrieri. Siamo nella fase del fascismo agrario e le squadre fasciste si organizzano, cominciano da Bologna, Palazzo da Cursio e vanno per tutto il territorio. Vanno per tutto il territorio e assalgono tutte le sezioni socialiste, le case del popolo, le camere del lavoro. Vengono incendiate, hanno i camion, passano da, una, da un villaggio all'altro. I socialisti quasi non fanno in tempo a raggrupparsi per poterli eh, combattere e resistere e cominciano a sparare perché cominciano a uccidere, a bastonare, a umiliare, a minacciare i militanti delle organizzazioni socialiste. E via via partono per tutta l'Emilia Romagna. E dilagano oltre, dilagano in tutta la Valle Padana, dilagano in Toscana, dilagano nel centro Italia, dilagano persino in, in, nelle zone bracciantili del mezzogiorno, che sono la Puglia, terra di lavoro, dilagano ovunque e le loro squadre diventano sempre più grandi e le loro squadre sono militarmente organizzate. Era possibile fermarli, comunque non vengono fermati. E questo naturalmente porta a una serie di questioni. Perché riportare l'ordine e la legge nelle campagne pare un compito impossibile se viene devoluto alla, alle guardie regge e alla pubblica sicurezza cioè ai tutori dell'ordine naturalmente. Eh, sono innumerevoli naturalmente, andando a spulciare negli archivi, sono innumerevoli le circolari che vengono mandate ai prefetti dal ministro dell'interno, eh, che appunto ci dicono eh, reprimere, riportare la legalità, e questo non avviene. Non avviene per tante ragioni naturalmente. Eh, la prima di queste è che Guardie regge guardie di pubblica sicurezza in tutta la loro esistenza eh, sono state attrezzate a combattere i socialisti, a combattere il proletariato, erano, erano le forze dell'ordine eh, che eh, andavano a reprimere le manifestazioni del proletariato. E siccome in genere il proletariato non accettava di essere il represso, adesso le guardie regge e la pubblica sicurezza sa di avere... Degli, un aiuto che sono le squadre fasciste. Per cui nel momento in cui c'è lo scontro arrivano le, i carabinieri e le guardie regge, lasciano che si scontrino le due parti, intervengono alla fine in aiuto dei fascisti, arrestano i socialisti, arrestano anche qualche fascista. Ma a questo punto è chiaro che persino l'arresto di qualche fascista è un arresto burla, perché il fascista sa di avere l'immunità anche del giudice che lo deve poi eh, condannare. E se il giudice lo condanna, il giudice deve fare attenzione, perché a quel punto viene anche lui minacciato. Sono deviazioni così evidenti nella tutela dell'ordine pubblico che naturalmente la questione non può essere lasciata così. Anche perché c'è un caso che è rimasto nel, diciamo, nei, nei libri di storia, ed è il caso di Sarzana. A Sarzana, nel 1921, arriva l'esercito contro i fascisti. Erano tanti, eh, perché erano tutte le squadre della Toscana che erano state messe insieme. La Toscana è un luogo duro per le squadre fasciste. I Rassa avevano messo. Eh, eh. E lì. Eh. E lì i fascisti vengono disarmati, imprigionati, c'è qualcuno anche che viene ammazzato. E si devono ritirare, non devono portare fino in fondo il loro crimine. Quindi era possibile. Eh, dunque, intanto andiamo a vedere perché, perché perlomeno fino a un certo punto della storia... Eh, eh, i governi sono così incapaci. Guardate, che i governi del dopoguerra sono retti da liberali e da liberal democratici, S addirittura da riformisti, da socialisti riformisti. Il primo governo è Nitti. Nitti è un, un signor democratico, democratico, radicale e regge il governo. Poi c'è Giolitti, esperto. Poi ci sarà Bonomi, cioè un riformista. Che, che cosa è successo? Dov'è il cortocircuito? Per questo vi ricordate perché io all'inizio ho detto quanto era importante vedere la frattura che c'era stata nella classe dirigente già nel 14, perché Nitti Bonomi. Giolitti lo mettiamo da parte, erano degli interventisti e hanno totalmente equivocato quello che stava succedendo. L'hanno equivocato perché all'inizio hanno pensato che fossero dei bravi ragazzi, che questi fascisti fossero dei patrioti, sì certo, un po' scatenati, ma che tutto, tutto sarebbe finito. E poi, e poi c'è anche il fatto che... Eh, questi socialisti se la tiravano scusate il termine eh, erano eh, chiedevano lì e eh, volevano fare la rivoluzione e poi che cosa facevano alla camera si sbracciavano naturalmente dicendo questo stato non ci difende ma questo stato loro il, delle piazze dicevano che lo volevano abbattere quindi anche i democratici e i liberali erano molto dubbiosi nel capire la situazione e poi prevaleva in tutti, in tutti, democratici, liberali, liberali conservatori, giolitti, mitti, tutti erano buonomi, tutti erano convinti di che cosa? Che la febbre sarebbe calata. Era calata con D'Annunzio, era calata con i rivoluzionari. Era, sarebbe calata anche con i fascisti. E qua ci sono le origini, ma ne parleranno altri miei colleghi nelle lezioni che seguiranno. Qua sono le origini della malattia morale, dell'interpretazione del fascismo come malattia morale. Il fascismo è una malattia morale, è il portato della guerra. È la guerra che eh, ha, ha portato questo virus, la pandemia della guerra. Eh? E, però sempre in questa chiave che tutto sarebbe passato, beh, Giolitti che cosa crede di fare nel 1921? Apre le liste dei liberali alle candidature dei fascisti. Abbiamo detto che i fascisti non erano riusciti nemmeno a eh, eleggere un deputato nel 19. Eh, mentre invece Giolitti apre, apre ai fascisti pensando che bastava parlamentarizzarli, cioè normalizzarli. Gli mettevi il doppio petto e quelli lasciavano la camicia nera e, e imparavano quelle che erano le regole dello Stato liberale e diventavano dei liberali, conservatori magari, ma liberali. E lo stesso equivoco in cui cade quel poveraccio di Bonomi. Bonomi a un certo punto dice ma certo facciamo un patto di pacificazione no? e nel luglio del 1921 mette insieme fascisti e socialisti e dite firmate un patto di pacificazione lo firmano alla presenza di Mussolini il patto di pacificazione quindi anche Bonomi è sicuro che tutto sarebbe finito e che cosa succede un mese dopo il patto di pacificazione viene ammazzato in Puglia il primo deputato socialista a essere ammazzato dai fascisti Di Vagno Giuseppe Di Vagno è passato nemmeno un mese perché e qua sono due i problemi uno l'abbiamo già detto perché la classe dirigente non capisce la classe politica i governanti non capiscono la vera minaccia che incombe su di loro, perché incombe su di loro. Anche perché nel 21, ripeto, c'è Miglioli che nella, nel Cremonese si trova a che fare con Farinacci. E non è che le squadre fasciste di fronte alle leghe bianche usino i guanti, anche lì ci sono incendi e manganellate. E ci sono anche i democratici che cominciano a stare nel mirino dei fascisti. Pensiamo a Salvemini che si era illuso di fare l'associazione dei combattenti democratica. E quindi il problema comincia a riguardare tutti. Eh, è però per la storia del fascismo è fondamentale il fatto che Mussolini deve piegare la testa ai ras. Sono i Ras che dicono no, noi la pacificazione non la vogliamo. È stata firmata la presenza di Mussolini. Di Mussolini. Ma i Ras non accettano. È il loro ruolo. È il loro ruolo, la lo vogliono spingere fino in fondo. Perché Mussolini lo fa? Perché Mussolini fa la pacificazione? Anche qui, volumi sono stati scritti dagli storici su questo argomento. Eh, Mussolini fa la pacificazione proprio perché si rende conto che qualcosa sta, che qualche consapevolezza sta cominciando a formarsi nel ceto politico, al govern nei governanti. E quindi comincia a capire che forse, attenzione, forse si ci si è spinti troppo avanti. Mussolini è molto prudente, Mussolini è un politico. Eh, dice no, ma c'è un modo lo stesso per arrivare al potere, quel doppio petto che... Eh, che Giolitti gli ha messo addosso a lui piace, piace perché è uomo, è uomo politico, è uomo di palazzo. Mussolini e però viene costretto dai suoi e accetta, e accetta fino in fondo. Un'ultima cosa prima di arrivare alla marcia su Roma e quindi prima di no, per non tediarvi troppo, eh, ho accennato al fatto che anche i cattolici. Siano entrati nel mirino dei fascisti, e questa è una delle pagine più importanti per capire la tragedia che si sta consumando in Italia. E I cattolici sono al governo. Il Partito Popolare di Don Sturzo è al governo. Tutte le coalizioni di governo hanno il Partito Popolare ed è logico se guardiamo i dati in Parlamento, no? Eh, come, si fa, come si forma questi governi? Si formano grazie al Partito Popolare che ha 100 deputati. Eh, e quindi anche i popolari in teoria avrebbero dovuto protestare i governanti quando vedono i loro che vengono perseguitati. Eh, però lì c'è un grosso problema, sapete. E il grosso problema è che il Partito Popolare non è un partito coeso il uh, Partito Socialista nemmeno naturalmente, ma il Partito Popolare ha un'ala, un un'ala di conservatrice. E questa ala conservatrice è fatta tra l'altro di proprietari, anche di proprietari terrieri, sapete. E questa ala conservatrice ha l'appoggio della Chiesa. Noi sappiamo benissimo che il Partito Popolare non è come la democrazia cristiana. Cioè il legame che c'è tra il Partito Popolare e la Chiesa non è il legame che Papa Pio XII ha dato alla DC facendosi garante dell'unità politica dei cattolici. Il Partito Popolare è un partito che ha avuto solo diciamo un nulla osta da Benedetto XVI. Benedetto XVI aveva capito che era molto importante cercare di di dare un'organizzazione politica alle masse cattoliche proprio in funzione antisocialista. La guerra ha creato tutta questa mobilitazione, ha creato questa mobilitazione e il Papa ha capito che era molto opportuno dare un via libera a Sturzo. Ma Sturzo, il programma di Sturzo, quell'appello, eh, l'appello agli uomini liberi, è un appello wilsoniano, chiamiamolo così. È un appello sociale sicuramente, ma democratico. E, 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 più 12, più, scusate, e Benedetto XVI guarda la democrazia come se fosse il nemico. Democrazia vuol dire laicismo, vuol dire progresso. E la guerra ha già sconvolto abbastanza la sua società. Ha buttato per aria tutti i valori democrazia non va bene, si stanno già spostando, si sta già spostando, eh, Benedetto XVI, nei, già prima, già, già diciamo a ridosso della marcia su Roma, eh, il dialogo con i cattolici è iniziato, eh, è iniziato proprio e quando eh, la contro, insomma, eh, noi sappiamo benissimo che abbiamo la controprova, un mese dopo la marcia su Roma, nei primi mesi del 23, quando neppure, ne l'uccisione di un parroco, eh, neppure l'uccisione di, oddio mio, eh, ne pure, scusate, neppure l'uccisione di Don Minzoni riuscirà a scuotere la coscienza di Benedetto XVI. Per lui Mussolini è l'uomo della provvidenza. Scusi? Oh, scusate, io ho continuato a dire sedicesimo, Scusa, scusate tanto, gli ho, da, ho fatto un altro Papa. Scusatemi, scusatemi tanto. Io con i Papi non riesco molto a, a, a orientarmi. Eh, scusate veramente tanto. Eh, e, e quindi, quindi questa è la posizione di Sturzo Sturzo deve cercare di... poi Sturzo come sapete bene sarà allontanato addirittura sarà costretto da Benedetto XV <ride> sarà costretto da Benedetto XV ad andare in esilio nel 1923 cioè pochi mesi dopo la marcia su Roma eh, e... Eh, e saranno le masse cattoliche le prime a cercare di rompere, e di rompere questa ostilità tra leghe bianche e leghe rosse. Vedete, fino al 1920 praticamente, le leghe bianche e le leghe rosse si erano scontrate nelle campagne. E questo è un ulteriore motivo della divisione di un mondo del lavoro. E sono però le masse cattoliche le prime a dire no, momento dobbiamo unirci, non possiamo presentare un fronte diviso, tanto i fascisti ci vengono addosso. E nasce nel luglio del 1922 nasce l'alleanza del lavoro. Cioè il mondo del lavoro si sta compattando. Mentre il mondo del lavoro si sta compattando si stanno cercando di compattare anche i governanti hanno finalmente capito che bisognava arrivare a un governo, come dire, di unità nazionale. E in fondo i democratici vogliono combatterlo a quel punto il fascismo. Una parte dei cattolici, sì, poi la Chiesa non li appoggerà, però intanto i voti ce li ha Sturzo. Ancora ce li sono i voti. La prossima lezione vi, spieg vi spiegheranno che è la, quella riforma elettorale e la battaglia per quella riforma elettorale la vera ragione del, della fine, di quella che è poi la fine dello Stato liberale. Perché, eh, guardiamola, il, il Parlamento, bisogna anche vedere proprio quella che è la politica spicci. Eh, nel Parlamento. Le, le forze antifasciste, e ormai le chiamo antifasciste, sono la maggioranza. E quindi si dovevano mettere insieme. Turati si stacca dai massimalisti, falso partito, partito dei socialisti unitari, sale le scale del Quirinale, cioè va dal re, un leader socialista che va dal re a dire io sono pronto. I democratici erano pronti, una parte dei giolittiani erano pronti, una parte dei cattolici erano pronti. E allora? Che succede? E allora c'è la marcia su Roma. Proprio perché erano pronti. Forse avrebbero avuto bisogno di altri mesi, ma Mussolini altri mesi non glieli dà. È perché Mussolini ha capito perfettamente quello che sta covando nelle palazzi romani. E allora a quel punto fa la prova di forza. Fa la prova di forza e la prova di forza inizia. Tra l'altro chi anche aveva capito ed è pronto a mediare è proprio Luigi Albertini, è eh? inutile dirlo. Il Corriere che aveva appoggiato i fascisti fino al 1921 sta passando dall'altra parte. Troppo tardi. Allora la marcia su Roma, la prova generale della marcia su Roma è Palazzo Marino, è la conquista di Palazzo Marino a Milano e dove cade l'amministrazione socialista storica. Ed è un'amministrazione socialista gloriosa per i milanesi: non tanto quella del, dell'immediato dopoguerra, quanto quella della guerra quando c'è Caldara alla guida del socialismo, dei de, 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 de milanesi di Milano, e Caldara è aiutato tutta, durante tutta la Prima Guerra Mondiale, ha aiutato la popolazione, è stato, ha mobilitato la popolazione milanese a favore della guerra, anche se era un socialista. Palazzo Marino viene conquistato, dalle squadre fasciste e poi a poco a poco queste squadre fasciste rispondono a un appello e inizia la marcia verso Roma. E nel percorso, durante tutto il percorso verso Roma, le squadre conquistano i municipi di tutte le città, grandi e piccole. E quindi non solo abbattono e combattono i socialisti, ma combattono le autorità dello Stato. Perché i sindaci sono eletti dai cittadini e si installano in tutte le amministrazioni. Poi, finalmente, arrivano alla periferia di Roma. Si accampano nella notte fra il 27 e il 28 ottobre, eh, intorno a Roma e aspettano. Cosa aspettano? Aspettano l'ordine. Aspettano che arrivi l'ordine da Milano, l'ordine dell'assalto finale. Qual è l'assalto finale? È logico che cosa si voleva, si voleva assalire. Si voleva assalire Montecitorio, naturalmente, il Parlamento. Avevano assalito e, e il Viminale, allora il Viminale era la sede del governo, eh, e quindi prendere il potere, anche simbolicamente, nei suoi palazzi. Aspettano quest'ordine e quest'ordine non arriverà mai. Perché nella notte fra il 20, eh, del, tra il 27 e il 28 ottobre Mussolini sale, eh, alla, va alla stazione centrale, va a centrale, sale sul treno, sale sul vagone letto e viene, arriva a Roma per ricevere dalle mani di Sua Maestà il Sovrano la nomina di presidente del Consiglio. Eh. Nel nuovo calendario del che il regime fascista poi imporrà agli italiani, il 28 ottobre 1922 è l'inizio dell'era fascista. Eh, naturalmente per gli storici non è vero, non è vero perché noi dovremmo arrivare fino al 26 perché anche le ultime vestigia dello Stato liberale cadano. Eh, cioè con le leggi specialissime quando inizia la dittatura vera e propria. Di questa parte voi avrete chi vi, chi vi racconterà tutta questa parte che è altrettanto sanguinosa. Eh, però io penso che in fondo il calendario fascista aveva ragione. Aveva ragione perché se andiamo a vedere tutta la dinamica del, di quello che succede il 28 ottobre, in realtà il fascismo è cominciato perché il vulnus, la ferita che viene data allo Stato liberale in quel 28 ottobre 1922 è una ferita irrimarginabile. Eh, vedete, il governo era facta un, a capo del governo, un Giolittiano. Eh, il, il governo, eh, malgrado tutto, cioè malgrado la paura, perché era paura, c'erano le squadre fasciste intorno a Roma. Malgrado tutto, aveva preparato un decreto di stato d'assedio della città. E l'aveva preparato il ministro Soleri, Marcello Soleri, era un, un ministro liberal democratico, che aveva preparato la mobilitazione dell'esercito. Perché Roma era assediata, lo Stato era assediato. E, e quando Facta va dal re e gli presenta il decreto,. Unanime il Consiglio dei Ministri. Tutti i ministri hanno d'accordo e tutti i ministri si dimetteranno nel momento in cui Sua Maestà non firma il decreto di Stato d'assedio. Le ragioni del Re possono essere tante. La paura innanzitutto, la paura dei fascisti, la paura che si risvegliasse la guerra civile. Sono tante le paure. La paura che ci fossero già i fascisti nella monarchia stessa, nella casa reale, pronti a detronizzarlo. Eh? Naturalmente è un re che pensa sempre molto a se stesso, piuttosto che al paese, non è questo: è un primo vulnus, e il re farà altre ferite al Paese, molto gravi. Eh, teme l'esercito, ha qualche ragione, sapete, perché quando il maresciallo della vittoria, il maresciallo Diaz, gli presenta, viene consultato da Sua Maestà, eh, che dice, ma allora cos'è questa storia che dobbiamo mobilitare l'esercito? Che cosa mi dice il generale? Saranno fedeli i miei soldati, saranno leali alla monarchia. Diaz cosa gli risponde? Che naturalmente saranno leali alla monarchia. Una lealtà però che non sarebbe prudente andare a verificare, cara maestà. Ah, questo per dire ovviamente quanto il fascismo fosse penetrato in tutte le istituzioni. Ma il re, non firmando lo stato d'assedio, rinuncia a quello che è un monopolio della violenza. Lo Stato moderno si fonda sul monopolio della violenza e ha gli strumenti per esercitare la violenza ed è l'unico che, che può e deve esercitare la violenza per conservare se stesso le sue leggi e la sua legalità. Se rinuncia a questo il monopolio della violenza, rinuncia alla sua sovranità. Non c'è più sovranità in questo Stato liberale. Il re ha rinunciato a difendere lo Stato liberale e lo ha dato in mano al capo della sovversione armata. A questo punto lo Stato, il sovrano in quanto capo dello Stato, è delegittimato agli occhi dei cittadini e agli occhi del mondo. Grazie. Grazie, grazie mille.